Ragazzi, buona serata, buon 1º maggio, festa dei lavoratori, ma mi sa che c'è poco da brindare questa festa dei lavoratori, siamo chiusi in casa. Stasera andiamo a fare un filetto di maialino. Ho preso un filetto, l'ho già tagliato in pezzi però di medaglioni, e lo andremo a fare con la crema di limone di Donna Frida. Metteremo un po' di pepe verde sul limone. Intanto, come contorno, andremo a fare delle cipolle rosse, le ho già tagliate, quelle qui, le cipolle rosse, sempre con della cipolla rossa di Tropea. Intanto andiamo a fare il contorno. Accendiamo il fuoco. Ho tagliato anche un po' di rosmarino. Piatto un po' per più rare, anche perché in cucina è anche un po' di fantasia, un po' anche equilibrare i gusti, quindi credo di avere una soluzione ideale per stasera, un bel piatto. Sembra dolce, ma alla fine non sarà dolce. Andiamo a mettere le patate, cipolla. Prima cuciniamo il contorno, poi andremo a cucinare i filetti. Sale naturalmente. Questo piatto chiama pepe. Fiamma bella alta. Ogni tanto vado a saltare tutto, un quarto d'ora, 20 minuti, il contorno è pronto. Ci vediamo dopo. Le patate e le cipolle sono pronte. Andiamo a togliere, mettiamo sul piatto. Sulla stessa pentola mettiamo un po' d'olio. La metto nel cilindro. Mettiamo il cilindro di maiale. Andiamo a sfumarli adesso con la crema al limone. Sono sempre prodotti che mi dà il mio carissimo amico Andrea Porocher. Grazie per avermi
mi ha dato questa possibilità di usare i tuoi prodotti nei miei piatti. Io non li cucino tanto, li lascio morbidi. I filetti sono pronti. A mettere la sua glass che ha fatto bene. Il pepe naturalmente per spezzare il dolce, mi raccomando, l'ho messo proprio apposta, che quindi andate a spezzare il dolce della crema col pepe. Eccoci qua. E per finire mi sono tenuto le cose della cipolla che era andata in fiore. Vi assicuro che non è un piatto dolce, quindi sentirete proprio i due gusti che si associano in pratica, il gusto dolce della crema limone con l'aggressività della cipolla. Grazie mille, un grande abbraccio a tutti voi. Ciao ragazzi.